La situazione attuale del mondo del gaming è molto particolare. Questo perché ci sono diversi aspetti che possono far pensare ad un declino del gaming. Non tanto in termini di popolarità o fatturato, quanto più che altro di qualità e soddisfazione generale dei videogiocatori. Al giorno d'oggi a chiunque chiedi ti risponderà che c'è una profonda sfiducia e insoddisfazione nei confronti dei videogiochi attuali. Una percezione che è maturata nel tempo, negli anni e che negli ultimi mesi, a monte di questo 2024, al di sotto delle aspettative, si è fatta ancora più evidente. Grazie al cielo, ovviamente, i capolavori al giorno d'oggi esistono. Esistono dei videogiochi formidabili, sia grandi produzioni che videogiochi indipendenti, così come titoli AA, videogiochi meravigliosi che un tempo ci sognavamo. Ce li sognavamo anni fa di giocare dei videogiochi come alcuni grandi capolavori che escono oggi. Però è fuori di dubbio che c'è una marea di cose fuori posto che creano questa sensazione di insoddisfazione che abbiamo noi videogiocatori. Nel corso di questo video voglio fare proprio una panoramica su tutte le motivazioni che personalmente ho trovato che, dal mio punto di vista, hanno spinto il videogioco nella situazione in cui si trova attualmente. Un mondo del videogioco che, ci tengo a precisarlo, secondo me sta semplicemente attraversando una notte, un periodo di transizione, lo sappiamo benissimo, dopo la notte viene sempre l'alba. Io sono molto fiducioso per questo 2025 e gli anni ai quali stiamo andando incontro. Però contemporaneamente alla fine di questo 2024, così sottotono, è giusto un attimo fermarsi, fare il punto della situazione e affrontare l'argomento in maniera un po' più critica. Io tipicamente tendo a vedere il bicchiere mezzo pieno, per un video vediamolo un attimo mezzo vuoto, vediamo tutte le cose che non vanno nel gaming moderno. Molti grandi titoli, soprattutto i cosiddetti AAA, oramai tendono a seguire formule già sperimentate e di successo, con poca innovazione. Spesso le meccaniche di gameplay risultano troppo simili tra un titolo e l'altro, e questo riduce la varietà ed il senso di novità. Grazie al cielo, nel mercato dei videogiochi AA e nel mercato dei videogiochi indipendente, l'innovazione e la creatività la fa ancora da padrone. Così come esistono alcuni grandi videogiochi AAA che sperimentano, che sono comunque videogiochi particolarmente autoriali, quindi è importantissimo non fare di tutta l'erba un fascio. Però è fuor di dubbio che nell'ultimo periodo c'è un appiattimento dei videogiochi AAA. Un tempo i videogiochi, bisogna dirlo senza falsa nostalgia, i videogiochi appartenevano ognuno ad un genere specifico, c'era una contaminazione di generi, però comunque ogni videogioco era abbastanza targettizzato. Al giorno d'oggi invece, per vendere al maggior numero di persone possibili, parecchi videogiochi tendono a somigliarsi, hanno individuato più o meno le varie caratteristiche che vendono di più e ogni videogioco AAA cerca di percorrere quelle meccaniche. Il mercato dei videogiochi, specialmente su piattaforme come Steam e negli store mobile, è saturo. Ogni giorno vengono rilasciati centinaia di nuovi titoli, rendendo difficile per gli sviluppatori emergenti trovare visibilità. Anche i giocatori si trovano spesso sopraffatti dall'enorme quantità di giochi tra cui scegliere, e questo può portare ad una dispersione dell'attenzione e a un calo di interesse verso nuovi titoli. Io da youtuber me ne rendo conto, l'attenzione per un videogioco rimane per uno, due giorni, tre giorni. Un videogioco uscito la settimana scorsa è già vecchio perché escono troppi titoli, l'attenzione dura pochissimo e c'è una saturazione del mercato che porta nessun titolo ad essere mai discusso più di una settimana, a parte rarissimi casi. Il fatto dunque che per i videogiocatori sia difficile continuare a stare al passo con i continui videogiochi che escono, secondo me non fa altro che far sentire il videogiocatore medio spiazzato, sperduto, senza sapere effettivamente verso dove riporre le proprie attenzioni, con un troppo che poi stroppia, come si suol dire. Le meccaniche di servizi in abbonamento, per quanto sia un sostenitore di Game Pass, non fanno altro che rincarare la dose. Tutte queste uscite che tu hai continuamente a disposizione, che ti vengono lanciate addosso e che tu sostanzialmente non sai dove riporre il tuo tempo e la tua attenzione.
questo è chiaramente legato al punto precedente, la cultura del backlog e la mancanza di tempo. Con il passare del tempo, la quantità di giochi disponibili, dato che è cresciuta in maniera esponenziale, molti giocatori si trovano con una mole di titoli acquistati e mai giocati enorme, il cosiddetto backlog. Se a questo aggiungiamo che le attività da fare in casa al giorno d'oggi sono molte di più rispetto a 10 anni fa, cioè internet è molto più radicato nelle nostre vite, si sta molto più tempo su internet, ma anche tutto il mondo delle serie TV 10 anni fa non era così radicato come adesso, e così via, ci rendiamo conto che abbiamo sempre meno tempo da dedicare ai videogiochi e sempre più videogiochi da giocare. E questa causa, questa sensazione di smarrimento in cui non sai effettivamente verso dove riporre la propria attenzione, e quindi finisci o per non giocare oppure per giocare a titoli che conosci già. Al giorno d'oggi, con i videogiochi AAA che diventano sempre più costosi da sviluppare, i prezzi di lancio dei titoli stanno aumentando, fino ad arrivare ad 80 euro per le versioni standard, senza contare le deluxe edition e così via. Questo aumento dei costi può ovviamente limitare l'accesso ai giochi più recenti per molti giocatori, specialmente quando viene aggiunta la spesa per contenuti aggiuntivi o abbonamenti. Non sarebbe molto meglio ridurre il costo di determinati videogiochi e quindi farli magari più piccoli e compatti, e dunque anche poi abbassarne il prezzo? Cioè, per capirci, perché non tenere solo i grandissimi videogiochi, quelli che devono essere grandi, ad 80 euro, tipo GTA 6 per capirci, e tutti quegli altri titoli che sembrano essere gonfiati col materassino, tipo materassino, farli più piccoli senza questi open world ripetitivissimi e farli magari 40 euro, 50 euro? È una strada che alcuni stanno percorrendo. Il mondo del videogioco AAA offre delle perle bellissime a 40-50 euro, prodotti più contenuti, molto a fuoco, che non durano uno sproposito e che offrono effettivamente un'esperienza di gioco più compatta. Sicuramente è una strada molto più interessante del videogioco ad 80 euro che è diluito in 200 ore di gioco, di cui ne valgono effettivamente solamente 10. Molti grandi publisher preferiscono puntare su franchise consolidati, producendo sequel su sequel, o prequel o remake, piuttosto che rischiare su nuove proprietà intellettuali, appunto le IP. Questo ha ridotto la diversità e l'innovazione, specialmente nei giochi a grande budget. Gli studi indipendenti spesso offrono esperienze più originali, ma i grandi blockbuster tendono ad essere molto più conservatori. Questo che cosa comporta? Che spesso le IP, i franchise, arrivano ad essere spremuti fino al midollo e arrivano ad essere stanchi. Pensate al brand di Assassin's Creed, è un brand stanco, ci è arrivato stanco. Assassin's Creed Shadows sembra quasi stanco ancora prima di uscire. Bisognerebbe, arrivato ad un certo punto, capire quando lasciare andare determinati franchise per puntare su nuove IP, su nuovi brand, su nuove idee e nuovi videogiochi. Un altro problema è, senza ombra di dubbio, l'eccessiva complessità e il sovraccarico di contenuti. Alcuni giochi, soprattutto gli open world e i giochi di ruolo, hanno iniziato a offrire mondi sempre più vasti e pieni di attività, ma questo ovviamente può portare una sensazione di sovraccarico per i giocatori. La quantità di quest collezionabili, obiettivi secondari, aggiornamenti, può rendere l'esperienza davvero troppo dispersiva, causando la cosiddetta fatica da gioco. Il burnout di videogiochi, ragazzi, quando tu giochi semplicemente per portarlo a termine, per finirlo, con tutte queste missioni ripetitive non fanno altro che diluire i contenuti all'interno di questi open world vastissimi. I videogiochi al giorno d'oggi durano tantissimo e non tutti meritano di durare così tanto, e ci arrivi sfinito. Mi chiedo se effettivamente non valga più la pena ritornare ad una formula in cui i videogiochi erano più compatti. Questo punto non poteva mancare: l'eccessiva enfasi sulle microtransazioni. Parliamoci chiaro, nel corso degli ultimi anni parecchi publisher hanno puntato su un modello di business particolarmente aggressivo, in come le microtransazioni, contenuti scaricabili a pagamento e le loot box. Questi meccanismi addirittura non sono più inseriti solamente nei modelli free to play, e lì li potevo anche tollerare, li vedevo come un male necessario. Ma ora sono cominciati ad essere inseriti anche nei videogiochi a prezzo pieno, e devo dire che questa piega non mi piace per niente.
al giorno d'oggi è diventato oramai sempre più comune vedere giochi rilasciati in uno stato incompleto o comunque mal ottimizzato, seguiti poi da patch correttive che cercano di risolvere i problemi tecnici o aggiungere contenuti mancanti. Ci tengo a precisare che in questo caso non è necessariamente che si stava meglio quando si stava peggio. In parecchi si dimenticano che un tempo i videogiochi uscivano comunque buggati e i bug ce li dovevamo tenere, anzi, qui faccio una critica al videogiocatore moderno, perché un tempo il bug comunque noi giocatori lo aggiravamo con la creatività e lo utilizzavamo a nostro vantaggio, mentre invece ora se vediamo un bug è crocifiggi lo sviluppatore. Così come bisogna dire che la possibilità di correggere i videogiochi tramite patch su patch ha portato a dei videogiochi che hanno cambiato completamente volto grazie alle patch. Penso a Cyberpunk 2077, penso a No Man's Sky, videogiochi che sono al giorno d'oggi formidabili e lo sono potuto diventare grazie alle patch. Detto questo, è fuori di dubbio che al giorno d'oggi la sensazione che si ha è che gli sviluppatori per lo più ci marcino su questa faccenda, sanno che possono sviluppare la patch successivamente e quindi al giorno d'oggi i videogiochi al lancio sono spesso in situazioni pietose e devo dire che arrivata una certa comincia a dare fastidio. La pratica del crunch, ovvero il lavorare sotto stress con ritmi insostenibili per rispettare le scadenze, è diventato un problema serio per l'industria. Diversi studi di sviluppo sono stati accusati di condizioni lavorative malsane e questo ha generato discussione sulla sostenibilità a lungo termine di tale modello. Gli studi di sviluppo ci arrivano esausti e questa cosa ovviamente si traduce anche in una mancanza di qualità in alcuni casi nelle grandi produzioni. La crescente importanza del profitto a breve termine ha portato molti studi di sviluppo a seguire le richieste degli investitori, piuttosto che quelle dei videogiocatori o della visione creativa del team di sviluppo. Questo ha portato in diversi casi a delle situazioni completamente paradossali, in cui grandissimi studi di sviluppo, piuttosto che sviluppare quello che palesemente le persone volevano, sono andati a sviluppare dei videogiochi che avevano l'unico compito sostanzialmente di spremere fino al midollo effettivamente gli acquirenti, senza rendersi conto che non era quello che i videogiocatori effettivamente volevano. Grazie al cielo, ci tengo a ribadire e sottolineare che non bisogna fare di tutta l'erba un fascio, esistono grazie al cielo grandi titoli ancora al giorno d'oggi fatti con una forte visione autoriale, ma è fuor di dubbio che esistano anche tante grandi produzioni completamente fuori focus, in cui la visione creativa del team di sviluppo viene sovrastata dalla visione dell'investitore, e quando accade questo è davvero molto spiacevole. E come non citare il gap tra aspettative e realtà, cioè con lanci con hype eccessivo. Molti videogiochi moderni vengono pubblicizzati con grandissime aspettative, trailer super accattivanti e promesse ambiziose, ma spesso il prodotto finale poi non riesce a soddisfare ciò che è stato anticipato. Ma vogliamo parlare di tutti quei videogiochi che vengono ancora annunciati tramite trailer, laddove a questi eventi l'unica cosa che vorremmo vedere sono dei gameplay, ma era così difficile come si faceva prima? Certo, anche un tempo c'erano alcuni videogiochi che hanno subito dei downgrade, però nel corso degli ultimi anni sembra che questa situazione ci stia veramente sfuggendo di mano, fino a diventare effettivamente un problema tangibile. Ogni volta che vediamo qualcosa ci viene il dubbio se quella cosa possa essere effettivamente in quella maniera quando il videogioco sarà rilasciato. E concludiamo infine, ovviamente, con questa next gen che non si decide ancora a partire. Le motivazioni del perché questa next gen di fatto non è ancora partita l'avevo spiegata nel video di PlayStation 5 Pro, in cui analizzavo un po' tutta la situazione di PlayStation 5. Volendo riassumere, il concetto è che se tu devi sviluppare un titolo e lo vuoi rivolgere al maggior numero di persone possibili, lo vai a sviluppare anche per la vecchia generazione, così da avere più acquirenti. Questo ovviamente comporta che se tu lo devi sviluppare anche per PS4 e Xbox One, non sarà mai un titolo totalmente next gen. Questo ha portato a tantissimi titoli ad essere cross gen e dunque la next gen fatica a partire. Tuttavia, signori, al giorno d'oggi oramai ci siamo, ci dovremmo essere, siamo nel 2024, sono 4 anni di next gen, addirittura è stata annunciata PlayStation 5 Pro, l'anno prossimo, insomma, tra GTA 6, Death Stranding 2, Wolverine e compagnia bella, Ghost of Yotei, dovremmo esserci.
Io spero vivamente che questo 2025 possa essere l'anno di svolta per la next gen e per il mondo del gaming, possano rappresentare questo 2025 effettivamente l'alba del mondo del gaming moderno, laddove questo 2024 ha rappresentato un po' una notte ovviamente costellata di stelle luminose. Ci sono stati dei videogiochi bellissimi in questo 2024, però in generale degli ultimi 10 anni è sicuramente quello più sottotono. Non vivevamo un anno così sottotono sotto il profilo videoludico, paradossalmente, dal 2014. Dal 2015 in poi l'allora next gen ha preso il volo. La mia speranza ovviamente è la stessa, che dal 2025 possa di nuovo prendere linfa vitale il mondo del videogioco e darci quelle esperienze che noi videogiocatori vogliamo, bramiamo e per la nostra fiducia che abbiamo nel mondo del videogioco meritiamo. Grazie a tutti per l'attenzione.